Video, quello odierno, ancora una volta non programmato e che prende spunto da una domanda che mi è stata rivolta da un ascoltatore in un commento, diciamo a margine del video che ho pubblicato ieri, nel quale appunto ho detto che la Francia si trova ad un passo dal baratro. L'ascoltatore mi chiedeva appunto di giustificare quell'affermazione. Ebbene, io ho sempre ritenuto che l'euro, oltre a distruggere la nostra economia, non favoriva certamente neppure la Francia. Di fatto l'euro ha favorito enormemente la Germania ed in maniera, diciamo, meno evidente i suoi paesi satellite come l'Olanda o l'Austria. La Francia, dall'introduzione dell'euro, si è barcamenata meglio dell'Italia, principalmente perché ha potuto continuare a sfruttare le sue colonie. Certo, dovrei dire ex colonie, ma insomma, sotto l'aspetto monetario sappiamo che diversi stati africani dipendono ancora da Parigi. Tuttavia, ripeto, anche l'economia francese non se l'è passata bene dopo l'introduzione della moneta unica. Anche in Francia il debito pubblico è esploso. E per ora, insomma, ciò che la distingue dall'Italia è di non aver avuto, almeno al momento, un loro Monti. Certo, la popolazione da anni è in fermento, e la distruzione, l'annientamento dei partiti tradizionali è l'esempio più chiaro, più lampante del malessere sociale. Se vogliamo stabilire l'inizio, quello che appunto io ho definito il declino della Francia, ovviamente dobbiamo rifarci a Mitterrand, vero distruttore della Francia, personaggio più che mediocre. Certamente, volendo usare un termine edulcorato, lo si potrebbe definire uno sprovveduto, ma nella realtà era proprio un imbecille. Tra l'altro, a lui si deve quello che senza dubbio è il più grande obbrobrio dal punto di vista urbanistico, la cosa più abominevole che sia mai stata costruita dall'uomo, ossia la piramide di vetro nel cosiddetto cortile di Napoleone, insomma quello del Louvre, tanto per capirci. Ebbene, lì chiaramente si capisce tutto dell'uomo Mitterrand e della sua stoltezza. Naturalmente continua ad utilizzare termini molto edulcorati. Tutti noi conosciamo il significato simbolico della piramide, in questo caso, insomma, non solo evidente, ma addirittura sfacciato. A Mitterrand poi viene anche attribuita appunto l'insensata idea della moneta unica. Per dare solo un'idea dell'imbecillità dell'uomo, sembra proprio che egli ha, almeno questa è la narrazione ufficiale, abbia chiesto a Kohl, quindi alla Germania, l'introduzione della moneta unica come pegno per la riunificazione con la DDR. In pratica era talmente stolto che mentre stava facendo il più grande favore alla Germania, pensava di procurarle un danno. Chiese infatti ai tedeschi di abbandonare la loro moneta, il marco, introducendo in Europa una moneta unica, l'euro. La Germania in quegli anni si trovava in una grave crisi economica dovuta essenzialmente al fatto che la propria moneta, il marco, continuava ad apprezzarsi, riducendo così sempre più la propria competitività, la competitività delle proprie merci. Sappiamo tutti infatti che la Germania basa quasi tutta la propria economia sulla esportazione, sulle esportazioni, ed una moneta così fortemente apprezzata chiaramente danneggiava enormemente la propria competitività sui mercati internazionali. Kohl quindi, ritengo, non abbia creduto ai propri occhi trovarsi di fronte un simile imbecille, uno che ti stava facendo il più grande favore pensando di farti pagare un pegno. Ovviamente Kohl accettò di buon grado l'introduzione dell'euro, facendosi beffe di Mitterrand, verso il quale
Fece addirittura la parte di colui che deve ingurgitare un veleno mentre era la migliore delle medicine. Io mi immagino quanto si sia sfregato le mani per trovarsi al cospetto di una persona tanto stolta. Cole quindi fu fortunato. No, di più. Cole fu doppiamente fortunato perché chi avrebbe dovuto far saltare tutto questo impianto della moneta unica, perché sarebbe stata deleteria per la propria economia, ossia l'Italia, non si oppose, anzi, al governo in Italia in quel momento c'era una persona, forse l'unica persona al mondo più sprovveduta di Mitterrand, ossia Romano Prodi. Naturalmente sono stato estremamente gentile con Romano Prodi, ho preso in esame solo la possibilità che lui abbia accettato tutto ciò solo per stoltezza, perché non fosse così. Qualora quindi non fosse solo dabbenaggine, insomma, avete capito. Comunque, dopo la follia di Mitterrand, è chiaro che a quel punto possiamo dire che il danno era fatto. Chiunque fosse arrivato dopo di lui, comunque si sarebbe trovato una situazione certamente estremamente difficile da gestire. Ed è stato così per Chirac prima e per Sarkozy dopo. La Francia, ecco, dopo due neogollisti, ha cercato di tornare a sinistra, eleggendo all'Eliseo François Hollande. E lì, vabbè, ha avuto il colpo di grazia. Hollande fu proprio deleterio. A quel punto il malcontento nel paese è raggiunto ad un punto di rottura. Il popolo non ne poteva più, voleva il cambiamento. Ed ecco che il mainstream ha dovuto inventarsi l'ennesima beffa. Ebbene, il popolo vuole il cambiamento e noi glielo diamo. Così è stato costruito un personaggio ovviamente totalmente falso, ma che veniva presentato come la novità, come il cambiamento. Ed è stata così costruita, diciamo, la macchietta Macron. Chiariamo, Macron è evidentemente una pedina del progetto, non è certamente colui che deve salvare la patria. Ma se anche fosse una persona onesta, all'interno della moneta unica non sarebbe in grado di risollevare le sorti dell'economia francese. Ecco, cari ascoltatori, ciò che vorrei fosse chiaro è che la Francia, ma soprattutto l'Italia, hanno come premier persone che di fatto sono dei nemici interni. Ma se anche fossero persone per bene, non avrebbero la possibilità, rimanendo all'interno dell'Eurozona, di salvare il loro paese dalla bancarotta. L'Italia è messa ancora peggio della Francia? Beh, sì, potremmo rispondere, certo, è vero, l'Italia ha avuto Monti e adesso ha Draghi, insomma, di peggio non poteva, non c'è un aspetto diciamo, due premier di questo livello avrebbero affossato qualsiasi paese. Ma c'è un aspetto, ecco, che penalizza invece ulteriormente la Francia e che per quello mi fa dire sia sull'orlo del baratro. I francesi non hanno fatto nemmeno un decimo dei sacrifici che sono stati imposti agli italiani. E allora mi chiedo, quando toccherà a loro, cosa succederà? È stata sottovalutata, a mio avviso, la protesta, ma possiamo chiamarla ribellione, della Corsica. È chiaro, è un'isola e viene un po' così trattata come un'entità esterna, staccata dal paese. Ma le manifestazioni non si sono limitate alla semplice protesta, eh? Se ai francesi Macron, come certamente dovrà fare, dovrà imporre ulteriori sacrifici, e beh, insomma, penso che
Non saranno lontani i tempi bui per i transalpini. È indubbio infatti che la Francia da parecchi anni sta vivendo al di sopra delle proprie possibilità. E prima o poi, come tutti sappiamo, i nodi vengono al pettine. E sappiamo anche che quando ai francesi viene a mancare il pane, fossi Macron, diciamo, per sentirmi al sicuro non riterrei sufficiente l'ombrello della NATO. Certo, il presidente continua a godere di una stampa sfacciatamente supina ai suoi voleri, ma ricordiamo sempre cosa accadde a Maria Antonietta, dopo aver detto che in mancanza del pane i francesi avrebbero potuto mangiare le brioche.